con Alberto Morelli per commentare la proroga al Tribunale di Ischia, arrivata con questo emendamento approvato al Senato, votato con la fiducia del Governo. Contenti a metà, in qualche modo. Ma diciamo che era un risultato che ovviamente ci aspettavamo, c'era stato garantito dal Governo, dal sottosegretario Delmastro prima, c'era stato poi confermato anche dagli esponenti regionali di Fratelli d'Italia, quindi l'onorevole Schiano, la stessa Maria Grazia di Scala, quindi sapevamo che era un risultato che sarebbe stato raggiunto. Ovviamente era salito un po' d'ansia perché siamo arrivati a novembre e c'era la possibilità, anzi il sottosegretario quando siamo stati a Roma ci ha detto che era stato messo nel milleproroghe, anche se lui avrebbe scommesso ovviamente su un provvedimento anticipato per quanto riguarda la data rispetto a milleproroghe. Quindi ovviamente un risultato per il momento che ci accontenta, ma chiaramente non ci può soddisfare. Presidente, il problema del Tribunale ovviamente si risolve con la stabilizzazione. Sappiamo però che la nostra stabilizzazione è legata alle sorti di Lipari e Portoferraio. Sì, in realtà quando appunto siamo andati al Ministero l'8 novembre ci è stato detto proprio questo, anche i 4 tribunali abruzzesi che hanno anche loro la proroga fino a dicembre 2024, e però c'è la volontà da parte del governo di appunto stabilizzare queste sezioni, e addirittura ci ha detto il sottosegretario che saranno riaperti 3 tribunali chiusi con la precedente riforma della geografia giudiziaria, uno a nord, uno a centro e uno a sud, senza ovviamente farci i nomi di questi tribunali, proprio per dare una risposta da parte del governo alle esigenze di giustizia dei cittadini. Ovviamente c'è una grossa crisi economica, già non stavamo bene per le note vicende tra Covid e guerra, c'è stato poi il problema del superbonus, diciamo che attualmente la situazione finanziaria non è delle migliori. L'altro giorno, martedì sera, ascoltando il procuratore capo di Napoli, Gratteri, sembra però che l'intenzione della magistratura è quella di andare verso la direzione dei chiusuri. Gratteri ha detto che devono essere chiusi i tribunali piccoli. Noi con il tribunale di Napoli, diciamo pure con il presidente Garzo, non è che siamo proprio visti benissimo, c'è sempre stato un po' di ostracismo. Guarda, ti ringrazio questa domanda perché noi l'abbiamo posta, anche se non in termini così chiari, al sottosegretario Delmastro. E sono le sue testuali parole, perché ero lì presente e te le posso riferire, è ora che la politica si riappropri di quelli che sono i poteri della politica. Ai giudici ovviamente va l'organizzazione di quello che può essere i tribunali, ma laddove si decida che un tribunale deve essere aperto o meno, non riguarda più il potere giudiziario, ma riguarda il potere politico. Quindi siamo fiduciosi perché finalmente ci troviamo con un governo che non deve fare grossi, diciamo, giochi di equilibrismo per rimanere a galla, e quindi nel corso della legislatura proprio ti ho riportato le esatte parole che ha detto il sottosegretario, perché è un'osservazione che abbiamo fatto noi, anche ti ripeto, senza usare i termini diretti che hai usato tu, però lui ha capito perfettamente, anche perché stava sulla sedia in una certa posizione quando gli abbiamo fatto la domanda, si è totalmente cambiato di posizione, insomma, ha preso una posizione un po' più eretta e ha fatto l'affermazione di cui ti ho detto prima. Ovviamente parlare dell'efficientamento della sezione distaccata di Ischia, ovviamente ogni ragionamento poi rimanda alla stabilizzazione, però mi sembra di capire, sai che frequento con assiduità anche io il Tribunale di Ischia, che oggi ho una certa organizzazione, e ci sono pure alcuni dettagli. Per esempio, ho molto apprezzato che il giudice locale, la dottoressa Bianco, rimanga qualche giorno in più, si studi i fascicoli. C'è un'attenzione diversa o sbaglio? Allora, diciamo che sicuramente si sapeva della proroga, lo sapevano direttamente, anche perché in altri casi in cui ovviamente ci siamo trovati nella stessa condizione di quest'anno, cioè con una scadenza a dicembre, alcune volte nei procedimenti penali c'era già il rinvio al Tribunale di Napoli. Questa volta no, c'era già il rinvio ad Ischia, nonostante le date fossero ovviamente successive al 31 dicembre, quindi chiaramente si sapeva.
e loro ovviamente nella BN erano i primi a saperlo. Per quanto riguarda il problema dell'efficienza del tribunale, diciamo due cose fondamentali. Innanzitutto, io il giorno dopo che abbiamo avuto la proroga tramite il COA, ho chiesto così un appuntamento alla presidente del tribunale. Il COA per il lettore del tribunale. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cioè tramite la presidente Troianiello, con cui ovviamente abbiamo un rapporto diretto. Le ho informato che appunto il giorno prima ha avuto la proroga, lei si è congratulata, è stata contenta della notizia, e gli ho chiesto appunto di fissare un appuntamento con il presidente Gazzo proprio per andare a verificare quelle che sono le criticità del tribunale. In questo momento riguardano soprattutto l'UNEP, perché diciamo che adesso è solo il dottor Dario Rizzotto è l'ufficio delle notifiche, e quindi ovviamente è fondamentale, perché chiaramente quando bisogna notificare degli atti c'è solo il dottor Rizzotto. Lo stesso collaboratore, il dottor Vitali, tra poco sarà trasferito a Grosseto, quindi non sarà più presente sul territorio. C'è un dottore di Ischia che era in servizio presso il Tribunale di Torino, che ha vinto l'interpello su Napoli, quindi ovviamente io andrò a sollecitare il presidente Gazzo affinché possa essere trasferito ad Ischia, ed è chiaro che questo era necessario farlo dopo la proroga, perché ovviamente era inutile andare a parlare prima. In più, io ritengo, questo te lo dissi già il giorno dopo le elezioni, che c'è un sistema adesso che è molto più telematico, dà la possibilità davvero di non avere questo personale in esubero. Basta che ci siano ovviamente persone capaci, per esempio c'è il dottor Conte in cancelleria civile, che di fatto insieme alla dottoressa Buono sono gli unici che praticamente mandano avanti il settore civile, proprio perché riescono con gli strumenti telematici che insomma il governo ci ha fornito, sempre con i vari crash che tu ben sai possono succedere. Spesso il venerdì pomeriggio succedono dei crash, però è questo probabilmente perché, che ne so, pure il sistema telematico è verde il weekend, questo per una battuta per sdrammatizzare. Quindi diciamo personale sì, giudici ovviamente servirebbe un altro giudice avvocato, sappiamo che in arrivo un altro giudice civile che dovrà sostituire Pastore, che la cui applicazione scadrà poco prima del 31 dicembre, mi pare il 20 se non passiamo un erro, e quindi diciamo io sono fiducioso. Ovviamente anche la presidente Gazzo dovrà convincersi che il tribunale di Ischia dovrà essere stabilizzato, per quanto lei pare che tra un anno dovrebbe lasciare la mano, se non ricordo male, insomma.